Battaglia a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su The Walking Dead Final Season. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa abbiamo iniziato alla grandissima il quarto ed ultimo episodio di questa stagione finale, dove ragazzi verso la fine dell'episodio il nostro AJ diciamo che ha dimostrato di aver elaborato dentro di sé un suo voler vivere in un certo modo la vita, e questo suo modo di voler vivere ragazzi purtroppo non rispecchia quello che io avrei voluto, che magari anche Clem avrebbe voluto per lui, però questo purtroppo è stato tutto condizionato da come abbiamo giocato i precedenti episodi e quindi non ci si può fare assolutamente più niente ragazzi. Io continuerò a portarmi questa amarezza dentro, non perdiamo più tempo e andiamo a giocare. Spero ragazzi che questo suo modo d'essere insomma non lo porti e ci porti a dover vivere delle brutte situazioni, cosa che molto probabilmente accadrà ragazzi, perché non è che può finire tutto così bene e tranquillamente. Siamo riusciti a uscire da sta caspita di grotta, per fortuna sì. Mamma mia. Ah, a posto siamo. Minchia. Mezzo. AJ cerca la tua approvazione sopra ogni altra cosa. Però la mia approvazione la vuole. È scosso la sua fiducia in se stesso. Bene, io non ne faccio mai una giusta, eh. Mai una giusta ne faccio. Cioè ragazzi, merite voi. Allora, la prossima volta come caspita mi devo comportare? Ah, probabilmente, cioè non è una certezza ovviamente, cioè tutto in dubbio. Cioè vaghiamo da soli nel bosco infestato di notte. Non abbiamo altra scelta. Che cosa? The day after AJ killed Marlon, you already know Violet and I voted for you to stay. Asim was the third vote. Wait, that means Omar voted us out? And Ruby? Yeah. Huh. What made you think of that? Asim said you knew how to survive. He could just tell the school would be safer with you there. I voted for you because I liked you. But his reason, it was better. I just thought you should know. Asim was right. We were safer. Grazie. We were more scared Grazie, than we let on molto. When you met us. That's really nice of you to say, Ten. Thank you. That's okay. Now that we're out of danger and going back home, it just made me think of it. I like Asim. If Marlon was still in charge, we'd be taken away to wherever, or dead. Instead, we fought back, because you showed us how. We weren't safe with Marlon, even in his safe zone. We were just hiding. Okay. Niente scherzetti della cippa, per favore. Oh, Louis. A cagare, va. Louis! Ci hai fatto prendere un colpo. Oh. You're not dead. That's good. Did everyone else escape? Damn right. They took that cart and hauled ass back to the school. But you came to look for us. Thought I lost you. Oh. Only for a minute. Longest damn minute of my life. Oh. Oddio, raga. Non mi fate commuovere, per favore, eh. It's over, Clem. The raiders are gone and we got everyone out alive.
Ruby said Violet's eyes aren't infected, so that's good, too. They'll all be waiting for us back home. Any idea which way that is? I haven't been out here in a while, but I think there's a bridge. That way. No, dovrebbe. It's the fastest way back. Let's go. Vabbè, dai. Confidiamo in te, Luis. Che bello vederti, cavolo. Che bello. Ah, in mezzo a tutta questa oscurità, un raggio di sole. Oddio, raga, ogni volta che lo vedo mi viene un magone, ve lo giuro, perché... cioè, non sono riuscita come volevo, come avrei voluto riuscire. I killed that woman back on the boat. Non so, Luis. Was that your first? Yeah. My first. It feels like bile, but not quite, you know? Fare in modo che sia or like a scream that doesn't know if it should or not. Let's get out of this first, okay? There'll be plenty of time to talk about it when we get home. I don't think I'll have to. And I'm done kicking things down the road. Having a home means defending it. Yeah. Yeah, it does. I really thought we were gonna die on that boat. Chi lo dici? Dumbest shit always goes through my head when that happens. My old pet turtle Jeff, my grandma's phone number, the word that lost me the fourth grade spelling bee, recommend. Stupid shit. Anything new this time? Before my parents divorced, they were building a house. I begged my dad to put in a skylight. Begged. Please, if you love me, you'll do it. That shit definitely didn't work. So we made a deal. I got straight A's, he'd put in a skylight. And you remembered the skylight just now? They never got to build the house. I don't even know what color it was gonna be. I should have asked. A te che colore piacerebbe? Well, what color did you hope it was? Oh, well, maybe purple. Oh. Is that your favorite color? No, but you don't see a lot of purple houses. Why not stand out? Of course you'd say that. Of course. Oh, che bellissimi momenti, ragazzi, in cui parlano. Okay. Sapete, di cose che non riguardano il mondo orribile che è, no? Even number? Odd? How many? 914. 914. That's outrageous. Vabbè, dai, era per stare un po' al gioco. Yeah. I love it. Oh. I like what I'm seeing. I could definitely live there. Give me a last flourish, though. One thing to really bring it all together. Come on. The coup de grace. The insert other French phrase here. How are your grades? They would have been straight A's. Then it looks like we're putting in a skylight. Thanks, Dad. You're welcome, weirdo. We get back to the school, we are building that house. You really think we can? Maybe not all 900 floors. And 14. And 14. But I really hope we can. Can I help? Of course you can. You're in charge of painting. Come on, we got a home to build. Che bel momento, raga. Davvero. Bello, bello davvero. Ah. Cavolo. Okay. Just take your time and keep moving forward. Come facciamo adesso? Vediamo subito, attraverso il ponte. Ci dovrà pure essere un modo per attraversare sto benedetto ponte che non mi ispira per niente fiducia. Già non me l'ispirava prima,
che facesse quei rumoracci, sinceramente, per cui vediamo un po'. Si può tranquillamente passare sopra. Ok. Ah, qualcosa non va, qualcosa non funziona, qualcosa non sta andando bene, qualcosa non sta andando come dovrebbe andare e non mi piace per niente, caspita. That's far. Really far. I think we can jump it. Yeah, I think we can. We just gotta be careful not to land too hard. Non oserai. Where everyone gets to be a person. No, again. Ten, no! We're gonna go be with mom. Non essere Dad. Stupido, Ten! And Sophie. Ten, please, don't do anything stupid. Don't let her trick you. But I... Don't you fucking speak to him! Any of you! Oh, no! E facevo bene odiarla. He needs to be with his family. Don't do this. Don't worry, Ten. She can try to stop me. But I am not going anywhere without you. No, Ten, ti prego. No, 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 no. No, Ten! Siamo a posto. Grazie, Minnie, grazie. Maledetta. Oh, merda, raga, siamo proprio a posto qua, eh? Non ce la farò mai nella vita. Ah! Oh! Come morire da stupidi? È un bel problema perché sapete benissimo che non so mirare. Ok, quindi ci sono dei momenti precisi in cui sta pezza di merda spara e così? Vabbè, sì, raga, no, così non ce la... No, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Ma cazzarola. Oh, vabbè! Ma aspettato! Questa qua, ragazzi, non appena avrò la possibilità di ammazzarla, la ammazzerò malissimo, va bene? La ammazzerò malissimo, ok. Ah, vabbè. Sì, ma... Oh! Oh! Minchia come ti ammazzo, minchia come ti ammazzo. Grazie, oh! Cazzarola! E dovevi finire, brutta stronza, brutta stronza! Mamma mia, guarda, adesso io non lo so che cosa ti faccio, non lo so! Devo pensarci un pochettino, brutta... No, no!
on. Come faccio? Cioè, raga, che m'ha fatto sta brutta zoccola? Ma passatemelo il termine. No! Oddio, raga, ma che cazzo è successo?
We can't stay here. Keep moving forward. Keep moving forward. Keep moving. Keep moving forward. Allora, raga, io sono dovuta andare a prendere un fazzoletto. E sono dovuta stare un attimo separata da tutto ciò perché... Non riesco, raga, a capacitarmi di quello che è successo. Non riesco. Non riesco. La storia che si ripete in pratica. Sto vivendo il dramma praticamente che ho vissuto quando era stato morso lì. Ci posso credere. Hanno dovuto fare andare le cose così. Ci posso credere. Perché questa cosa non può che portare ad una sola cosa, capite? Come andranno le cose è già un po' annunciato. Non ci voglio credere, raga. Prima Luis. Cioè, si è distrutto tutto nel giro di quanto? Di 2 minuti? Tutto. Tutto si è distrutto. Tutto. Tutto. Io non lo accetto. Non riesco ad accettarlo, ragazzi. Riprendiamo, ma... vi giuro che non riesco... non riesco ad accettarlo, ragazzi. Non ci posso credere. No, 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 no. Tutto per colpa di quella stronza di merda. Tutto è successo per colpa di quella stronza di merda. E vedo, facevo bene già, facevo bene ad odiarla. Me lo sentivo proprio dentro che era una persona malvagia. Ti voglio bene. Hey. Non so. I love you. Non so.
never forget that. I love you too, Clem. Maledizione. Keep moving forward. Look! James is barn. It's empty now. We'll be safe in there. Run now. Quanti colpi c'ha la pistola di legge?
insostenibile sta cosa. Non ne posso più, ragazzi. Oh, che ansia. Dai, 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 dai. Oh, no! No! No, 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 no. Non posso tollerare altro oggi, non ce la fa, non ce la posso fare. Sì, vabbè. Dove non vieni, no? Per sordire e poi per uccidere. Vattene al diavolo, va, mori, va. Eppure tu, eppure tu. No, no! Io non lo so, raga. Con che spirito sto continuando, ve lo giuro, perché non si può affrontare tutto questo. Non si può affrontare davvero. E va bene. Madre mia. To find a way out of here. We could climb up there. The monsters can't reach us up there. Let's go. Easy climb. Come on. Please. Try. You can't give up. You can't give up. I need you. I need you. I'm so sorry. This is just what happens sometimes. But it wasn't supposed to happen to you. My little goofball. It's Alvin Jr. You'll always be goofball to me. Hey, look at me. Hey, Jay, please. You're such a cutie. How did I get so lucky? Silly right now. Not right now. Please. I just wanted to see you smile. One last time. Don't say that. Please. Don't say that. I need to make sure you remember. Remember what? The rules. What's number one? Never go alone. So I can't leave. Not without you. AJ. It's your rule. You won't be alone. Not for long. Get back to the school. I don't know how. Sure you do. One of the first things I ever taught you. You need to make sure they can't smell you, so... Fresh, juicy walker just waiting to be gutted.
that axe. You know what to do with it. Next rule. What do we do when the monsters come? Clem. AJ. Shoot them in the head. Got any more ammo? There isn't any more. Okay, then. Fuck. And the last rule. I want to stay with you. I know what'll happen. And I don't care. I don't want to go. I just want to sit next to you and stay. Like that monster couple from the train station. Even if someone kills us later, we'll just sit for a really long time. Please. Let me stay. Oh, sorry, kid. But no. I have a job for you. I need you to get back to your room. I need you to sleep in your bed and have friends and grow tall. Taller than I ever was, I hope. I need you to live, AJ. For me. That's your job now. Okay, Clem. That's my job. Last rule. No! What do we do if I get bit? Are you gonna make me say it? Ce la posso fare oggi, raga. Ce la posso fare. Chi mi conosce bene, chi mi conosce da un po' di tempo, perlomeno, sa benissimo che quella di The Walking Dead è una serie di videogames a cui sono estremamente affezionata, perché è il genere di gioco che piace a me, il genere di gioco incentrato sulla trama, incentrato sulle scelte, incentrato sull'importanza dei sentimenti, delle emozioni e dei personaggi.
E quindi questo, ragazzi, per me è un momento veramente, è stato un momento veramente drammatico, perché Clem, ragazzi, l'abbiamo vista crescere, tra virgolette, l'ho vista crescere giocando ovviamente le varie stagioni. È stato rivivere il dramma che avevo vissuto quando era successa la stessa cosa a Lee nella prima stagione. Un dramma che non ho mai superato, perlomeno per quanto riguarda ovviamente le emozioni legate, ragazzi, ai videogames. È stato un dramma veramente profondo, quello, e si è ripetuto, e quindi a maggior ragione è stato il doppio emotivamente pesante, ragazzi, perché ricordavo e vivevo allo stesso momento, e quindi è una cosa di cui non riesco a capacitarmi, ragazzi, che possa essere successo anche a lei, che abbiano fatto sì che succedesse anche a lei. Ovviamente, evidentemente per questa stagione finale volevano comunque un finale col botto, anche se a questo punto mi viene il dubbio che AJ l'abbia uccisa davvero, perché comunque l'episodio l'abbiamo iniziato solo la volta scorsa, per cui non può essere il finale questo, però potrebbe anche essere che l'ha uccisa e d'ora in avanti impersoneremo AJ. Però non so quello che mi aspetterà, ci aspetterà nei prossimi video. So solo che questo momento, ragazzi, probabilmente è stato uno dei momenti più duri, emotivamente parlando, da giocare, da vivere. So che magari molte persone potranno pensare che sono esagerata, ma io vi dico sempre, ragazzi, che non mi vergogno assolutamente di vivere così tanto i videogames. Non me ne vergogno, perché quando mi sento così, reagisco così, significa che un gioco davvero è capace di coinvolgermi. E sapete che sono una persona estremamente sensibile, quindi a me basta poco effettivamente. Però questi giochi li adoro e li odio per questo motivo, per questi motivi. Questo video termina qui, ragazzi, continueremo la prossima volta e vedremo cosa sarà successo. Grazie a tutti, un bacione. Bebdosh a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!